Sono Bruno Germano, sono un antico insegnante di letteratura italiana al liceo classico di Aosta. E stamattina mi ha raggiunto una telefonata della direttrice della Fondazione Natalino Sapegno, fondazione con la quale collaboro da quasi 30 anni, invitandomi ad aderire alla giornata che ricorre oggi, 25 marzo, di ricordo di Dante Alighieri, il cosiddetto Dante D. Ho accettato volentieri il suo invito, anche se mi rendo conto che questa mia conversazione vi raggiungerà fra qualche giorno. Purtroppo la Fondazione Sapegno non dispone di una troupe televisiva o neanche dell'attrezzatura tecnica necessaria per raggiungervi in diretta, ma comunque non è mai troppo tardi per parlare di Dante Alighieri. E mi sembra che un buon modo per ricordare e celebrare Dante Alighieri sia leggere insieme quel passo di un canto importante del Paradiso, il 17° canto del Paradiso, proprio il canto centrale, 17 su 33, nel quale Dante esplicita le ragioni per le quali scrive la commedia e orgogliosamente rivendica alla propria opera il diritto all'immortalità. È un canto celebre, è il terzo che Dante dedica all'incontro con il suo trisavolo Cacciavida, con il quale ha parlato nei canti precedenti delle condizioni di Firenze, della Firenze attuale, delle condizioni di decadenza, della decadenza delle famiglie fiorentine, delle famiglie nobili fiorentine. E dopo questi due canti, nel terzo di questi tre canti, Dante chiede a Cacciaguida di spiegargli le oscure allusioni che gli sono state fatte nel corso del suo viaggio a un futuro doloroso che lo attende. E Cacciaguida gli risponde chiaramente, dice Dante con chiare parole e con preciso latin, che lo attende l'esilio. E c'è quel passo celeberrimo in cui appunto Cacciaguida dice a Dante: tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e poi gli dice: tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. E nello stesso tempo lo rassicura anche sul suo futuro, dicendogli: non te la prendere troppo, prima di tutto perché le ingiustizie che saranno commesse ai tuoi danni saranno vendicate e tu assisterai anche alla vendetta di queste ingiustizie, e poi ci sarà chi ti accoglierà benevolmente e quindi non devi preoccuparti troppo per il tuo futuro. A questo punto Dante è preso da una perplessità. Si dice e chiede appunto a Cacciaguida: sì, d'accordo, io sarò trattato male a Firenze, non ci posso più stare, però se io vado altrove e racconto quello che ho visto durante questo mio viaggio, ci saranno altri che potranno adombrarsi, perché la condizione di ingiustizia, di superbia, di avarizia, di invidia che c'è a Firenze, non è solo a Firenze, è anche un po' in quasi tutti gli staterelli italiani, presso tutti i signori italiani. E allora se io racconto tutto quello che ho visto, le cose che ho sentito, le testimonianze che ho avuto di queste ingiustizie, dice Dante, a molti fia sapor di forte agrume, cioè daranno fastidio a molti, quindi io rischio di non poter essere bene accolto neanche in altri luoghi, oltre a dover lasciare Firenze. E quindi chiede a Cacciaguida come comportarsi. D'altra parte, dice Dante, se io non racconto quello che ho visto e sentito,
perdo l'occasione di contribuire al rinnovamento e all'elevazione morale dell'umanità. E quindi da parte sua una chiara indicazione dello scopo di palingenesi che attribuisce alla propria opera. Ebbene, Cacciaguida gli risponde investendolo della missione esplicita di raccontare tutto quello che ha visto e sentito. Anzi, gli dice, proprio perché tu lo racconti e possa così dare un contributo all'elevazione morale dell'umanità, proprio per questo ti sono state fatte incontrare personalità autorevoli, perché gli esempi di personaggi autorevoli restano più impressi nella gente che non esempi che essi non sono portati a riconoscere. Quindi, con questo invito esplicito di Cacciaguida, Dante ha la conferma circa la funzione salvifica del proprio viaggio, che era peraltro già stata anticipata nel secondo canto dell'Inferno, quando Dante aveva chiesto a Virgilio come mai proprio lui fosse stato scelto per questo viaggio, e si era implicitamente paragonato, anche se con espressioni di modestia diceva di non aver niente a che fare con loro, si era implicitamente paragonato con San Paolo e con Enea. Quindi in questo canto noi abbiamo la orgogliosa assunzione di un compito salvifico che Dante assume. È molto bello, tra i tanti motivi di profonda umanità che emergono da questo canto, è molto bella la terzina nella quale Dante dice di rivolgersi a Cacciaguida con questa perplessità. È molto bella perché in un solo verso sintetizza una sorta di manuale psicologico sul concetto di fiducia. Dice infatti Dante: io cominciai come colui che brama, dubitando, consiglio da persona che vede e vuol dirittamente ed ama. Ora, in questa terzina c'è sintetizzata una verità profonda dell'uomo. Verso chi noi siamo portati ad avere fiducia? Quali sono le condizioni per cui ci fidiamo? Perché proprio adesso è a Cacciaguida Dante chiede consiglio? Perché dice: noi chiediamo consiglio quando abbiamo certezza della competenza di chi incontriamo, e quindi bisogna che qualcuno veda, cioè sappia, capisca. Poi è importante che abbia delle intenzioni oneste, che voglia direttamente, dice Dante, vede e vuol direttamente. Ed è anche importante, come condizione della fiducia, il fatto che ci sentiamo amati da colui al quale chiediamo consiglio. Quindi in un solo verso Dante, come in tanti versi della Divina Commedia, fa una sintesi umana profondissima di quello che è la fiducia che l'uomo esprime nel momento in cui chiede consiglio. E allora vediamo un po' di leggere insieme questo passaggio. Io cominciai come colui che brama, dubitando, consiglio da persona che vede e vuol direttamente ed ama. Ben veggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me, per colpo d'armi tal che è più grave a chi più s'abbandona, perché di provvidenza è buon ch'io m'armi, sì che se il loco m'è tolto più caro, io non perdessi gli altri per miei carmi. Giù per lo mondo senza fine amaro, e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro, e poscia per lo ciel di lume in lume,
io appreso quel che s'io ridico a molti fia sapor di forte agrume, e s'io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. La luce in che rideva il mio tesoro, ch'io trovai là, si fe prima corrusca, quale a raggio di sole specchio d'oro. Indi rispose: coscienza fusca, o della propria o dell'altrui menzogna, pur sentirà la tua parola brusca. Ma non di me, rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta, e lascia pur grattar dov'è la rogna. Che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nutrimento lascerà poi quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste rote, nel monte e nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note, che l'animo di quel che ode non posa né ferma fede, per esempio caia la sua radice incognita ed ascosa, né per altro argomento che non paia. Ecco, questo orgoglioso richiamo di Dante alla universalità delle ragioni per cui scrive la commedia, e questa rivendicazione in un certo senso della immortalità della propria opera poetica, mi sembra molto opportuno richiamarla oggi nello stato di miseria in cui ci troviamo, perché anche se la palingenesi dell'umanità non si è verificata nella direzione che Dante auspicava, e tuttavia noi possiamo trarre conforto dalla lettura della sua opera in questo nostro stato di miseria e provare degli autentici momenti di felicità come Dante stesso auspicava.